Calma! 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 Gelati! Sono dietro di te, gelati! Sono proprio dietro di te! Io devo calibrare bene il movimento della trappola. Puff! Ma! No, ma te mi hai deluso! A te non mi aspettavo questo! Ciao a tutti dal vostro caro Max! Random! Ragazzi, oggi siamo qui su Fortnite perché andremo a fare un troll pazzesco ad un mio amico! Stiamo parlando di Riccardo, colui che appare spesso nei video delle video lezioni e che vedo che a volte vi sta simpatico, a volte vi sta antipatico, dipende dalle circostanze. Quest'oggi, ragazzi, sono riuscito a diventare invisibile e lo andrò a trollare in questa mappa pazzesca. Sarà davvero divertentissimo. Per questo video raggiungiamo almeno i 10.000 mi piace, ragazzi. Assolutamente, dobbiamo farlo perché oggi lo faremo sclerare in una maniera incredibile. Lui ancora non ha visto che sono invisibile, infatti sono nel cespuglio, non penso mi veda, sta camminando, che sta facendo, non lo so. Quindi ora saltiamo il game e vediamo. Una buona, è tutto a posto, una buona. Sì, tutto bene Riccardo, tutto bene, ma perché mi hai chiamato oggi a giocare in questa mappa? Perché ti volevo un poco sfondare oggi, ma lo faccio sempre, quindi non è una novità. Vuoi sfondarmi? Ma come vuoi sfondarmi? Certo. Ma lo sappiamo entrambi. Perché dici che sei così tanto forte? Sì, certo che sono forte. Ma che dici, sono più forte io, cioè, ma vattene, vai. Ma dove sei? Dove sei? Ma dove stai, vattene? Ma è proprio nella qua dietro, dove cavolo è? Ma dai Ricca, ma possibile che non mi vedi? Io ti sto sedando, Ma dove è? Ma è proprio quella qua dentro? Dov'è sto mascalzone? Dentro, ti dov'è? Vedo un po' confusa. E io non so. Madonna, ma comprati un microfono decente, Ricca. Ero nel cespuglio e tu neanche mi hai visto. Ci sei entrato e non mi hai visto. Ma veramente, fatti gli occhi nuovi. Vabbè, primo round è dei bambini e dei principianti come te. Va bene, se lo dici tu allora siamo a posto. Io adesso non voglio entrare in nessun tipo di cespuglio, ok? Voglio semplicemente riuscire a pusharti senza che tu mi veda, perché io ho delle abilità davvero mostruose per riuscire a pushare le persone. Cioè, se tipo adesso io non io so, sento dei passi, ma dove sta? Se tipo ti arrivassi un colpo da dietro, no? Ma tu non te ne accorgi, cioè, hai capito qual è la cosa? Perché io ormai in questi anni di abilità ho acquisito tutto. Vediamo che venga a pushare, perché non è possibile che mi batti in questi modi loschi. Ma che modi loschi? È solo grande abilità. Dove sei? Oddio, le mie orecchie. Sembra un cespuglio brutto. Sono davanti a te, sono dietro di te, girati. Sono dietro di te, girati. Sono proprio dietro di te. Allora, scusa. Perché usi dei modi molto brutti? Va bene, non gioco in modo legit. Allora facciamo una sfida, ok? Facciamo questo, una sfida. Allora, io ho imparato a lanciare le trappole. Io riesco a piazzare le trappole dalla distanza. Non so se tu sei a conoscenza. No. Io devo calibrare bene il movimento della trappola. Puff! Ma! Ma! Ho detto che eri un mascalzone. Ignorarmi così! Ma mi sei normale, non gioco più con te! Ma mi fai scendere troppo, mamma mia! Devi imparare a perdere! Allora, io adesso voglio spararti faccia a faccia, ok? A faccia a faccia, girati dietro, dovresti vedere una cosa fluttuare, non so se te ne accorgi. Ma che sta un pompa che fluttua? Oh, ma che è il fantasma! Mi dispiace davvero dal profondo del cuore, non volevo farlo. No, basta, io non voglio manco più alterarmi con te, perché sei un nabone che usi queste loscherie. Perché sei troppo nabo che non riesci a battermi normalmente. Usi la tecnica fantasma. Va bene, adesso però preparati, perché potresti spaventarti. Potresti ritrovarti qualche cosa attorno a te. Sono boxato, io sei boxato? Preparati, perché ti ritroverai la trappola del box. Basta! No, basta, mi hai deluso. Non voglio alterarmi con te, perché però mi hai deluso. No, ma te mi hai deluso. A te non mi aspettavo questo. Non rosicare però, cioè, se uno ti killa e tu neanche lo vedi, non rosicare, capito? Ma sei tu che sei nabbo che usi la tecnica fantasma contro me. Allora, ci sono delle build, ma tu non ci stai. Invece ci sono. Sono ben nascosto. Sono ben nascosto. Ma porco. Non ti alterare. Bisogna stare calmi nella vita, Riccardo. Calmi.
No, Matteo, mi è deluso. No, mi è deluso. Come te ho deluso? Non me l'aspettavo. È un gioco! Ma te non me l'aspettavo. Dov'è? Sorpresa! Basta! Ma porco! Ragazzi, mi sono mutato. Questo è lo scherzo più epico e assurdo di sempre. E non ci credo, io non ho parole, ragazzi. Funziona troppo bene questo glitch. 10.000 like assolutamente. Scrivete tutti quanti nei commenti trollato male. Ma dov'eri per correttezza nei miei confronti? Dov'eri? Ero davanti a te, non mi hai visto. Ma cosa tu... voglio vedere dove stai. Sto arrivando Riccardo, sto arrivando, tu non mi vedi, sto arrivando, diciamo, su un nuovo veicolo, ok? Tu quello potresti vederlo. Come su un nuovo veicolo? Non lo sai, in questa mappa c'è un veicolo segreto che si può prendere tramite un glitch. Motorino volante. Ma hai visto che ora c'era Fagliotti Loschi col motorino? Calma! Ma zitto tu! Zitto! Ma dove sei? Dove sei? Ancora con questo motorino di... Ma perché stai per... Ma tu non sai perdere, mi killi solo una volta tramite il mio motorino. Davvero? Ma io fossi in te mi vergognerei. Ma vai a lavorare, vai. Ma queste build da dove vengono? Ricca, ma io vedo delle build. Stavo solo te in questa mappa, credo. No, non sono io, Riccardo, ti giuro, non sono io. Sarà entrato qualche mio fan, io sto guardando dal basso. Non sono io, ti giuro che non sono io. Ma sento i tuoi passi qua sopra. Ma senti i passi di qualcuno, ma non sono io. Te lo posso giurare su... Sopputente. Ciao. Dove sei? Perché in chat c'è scritto MR Max l'hanno macchillato? Tu sei un labbo, sai solo fare queste cose. Ah, ti ho in pugno, mamma mia. Ma, motorino di merda. Ma dove sei? Io non ci sono, Riccardo, ti ripeto, io non esisto. Io ah, ti ho aiutato, ti ho aiutato. Ci sta un microfono che vola. Guarda, ascolta, ti dirò il mio trucco se dici io sono scarso. Sei scarso. Tu sei scarso. Tu sei scarso. Io sono un giocatore modello rispetto a te. Usa queste hack brutte. Ma com'è possibile? 74. Ma ti ho sparato dall'altra parte della mappa. Ma com'è possibile? Oh mio dio, perdinci bacco. Un statusca. Zitto. Ma io vengo 100, però grazie al c***o che mi killi. Vero, potrebbe essere, visto che pinghi 100. Oh, non so, forse tipo la connessione non ti fa vedere bene il mio personaggio. Potrebbe essere. Ma sta pure mio fratello davanti alla televisione, però. Per questo qua, guarda là. Davide, levati! Dio! Basta, ragazzi, dopo questo cosa hai fatto non ce la faccio più. Non sarei più mio amico e non ti farei vedere. Mo dimmi che c***o hai fatto. Perché se no mi dici dal professore che lo stai usando per i tuoi video. E non sarò mai più tuo amico, non mi chiamare più. No! Come? Oh, ascolta! Addio, brutto cane! No, fermo! Non te ne andare, stai fermo! Allora, dici, ti devo dire una cosa, ok? Tutto quello che è successo, il fatto che tu non mi vedevi e tutte queste robe strane era tutto uno scherzone! In realtà... Ma perché hai cambiato skin? Riccardo, sei stato prankato per bene. Godo, io ti ho trollato. Ma vai via, vai via. Non ti lascio sola, bella topolona. Mamma mia, quanto sei buona. Io canto a squarciagola per la mia topolona. Vieni qui, rispondi ora. La 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 Mano, dietro, no, vai, mamma, loro, porta, lei, ma lo socialismo.